Wahey Cooge, ben ritrovati in questo nuovo episodio di LBX Little Butler's Experience e non sono dove dovrei essere. Wahey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andlink 91, questa volta correttamente dove dovrei essere e siamo all'interno della Saturn per un nuovo episodio di LBX. Ovviamente, come già state vedendo, lì c'è Kaido, ci sarà ovviamente una battaglia contro di lui e una cinematic? Scopriamoli insieme allora. Salve signor Kaido, lei come sta? Tutto bene? Famiglia, amici, parenti, zii, cugini, compare, nipote? Cheat Totò? Ah, sapevo che i servetti dell'Oas si sarebbero fatti vedere. Penserò io a lui. Justin, non puoi affrontare il tuo dolore da solo. Lasciami combattere con te. Hai ragione, Van. D'accordo, allora facciamoci sotto. LBX, vai! Sconfiggi l'androide di Kaido. Ma forse ce n'è anche più di uno? Ti rinfrescherò la memoria sul terribile potere del mio Gekko Maru. È forte, sì. Gekko Maru. Gekko. Gekko, più che altro. Dovrebbe essere tipo... re delle rane? Sovrano delle rane, Gekko. Penso, scritto in quella... scritto in italiano non posso esserne sicuro. Cosa sto facendo? Chi sto controllando io? Chi sto controllando? Ma che succede? Perché sto controllando lui? Ma non voglio controllare lui. Non è giusto, ragazzi. Porca miseria, però è in mezzo alla lava. Fa poco danno, ma fa danno la lava, ragazzi. Sì, però vieni qui, pure tu, Kaido, del cavolo. E vabbè, allora, senti. E non ho neanche strumenti da combattimento, per forza. Mi mette Justin, mi mette... chi gliel'ha chiesto Justin davanti? Vabbè, è morto, no, meno male. Io non ho neanche guardato chi era il capo della squadra quando... prima di iniziare l'incontro. Tanto dico, sto con Van, sarò Van. No, invece no, dovevo guardarci. Non posso neanche curarmi. Cambia personaggio, dove sta? Ok, perfetto. Ho messo me come personaggio, ora possiamo andare. Dovrei aver ricaricato proprio... proprio niente? Vabbè, niente. Ho premuto X e non mi è uscito. Che devo fa? Vai Kazuya, menalo. Menalo, menalo, bravo. Qui c'è nulla? No, è scomparso. Ok, non è che ok, però, insomma. Sì, sì, giusto. Ma quando si rialza? Vediamo. Cioè, non è colpo di rottura mai. Anche perché si è difeso. Però, è surriscaldato, ma... Kazuya, salta, salta! Complimenti! Complimenti. Ma cosa fai? Ma sei matto? Cosa spari? È pericoloso. Ah, mo ci sta per te. Dai, dai, è fatta ragazzi, su. Ho vinto, è inutile negarlo. Dai, dai, allora, e allora. E allora... ho anche imparato come cambiare personaggio durante una battaglia, cosa che non sapevo perché non ho mai fatto. Tutti morti, certo. Mamma mia, mannaggia a voi. Mamma mia. It's a me, it's a Mario. Sei morto, androide? Justin, io... tu sei...
Ok, corriamo alla cabina di pilotaggio. Dobbiamo fermare subito Lex e mettere fine a tutto questo. Ora però vorrei controllare una cosa. Cioè, lui si è messo a capo del gruppo da solo? Ma chi ti credi di essere? Beh, Justin può, però no, non deve farlo. Se con Lex finisce davvero tutto, ragazzi, la finiamo oggi, LBX, allora. Energetico 4.0, lo provo subito, voglio vedere se ci entra su Odin. Ho messo energetico 4.0 che mi dava più punti vita, 250 in più, e c'era energetico 2, 4.0 che mi dava più batteria. Ho preferito mettere la salute. La batteria sì, può dare un po' di fastidio quando si finisce, ma la vita mi sembra più importante. Ahia ragazzi, qua non sarà facile allora. Non lo so ragazzi, qua ci sono tantissime vie. Al di là di questa porta si trovano tutti i comandi della Saturn. Però la porta è bloccata da un sistema di sicurezza terribilmente complesso. Come la porta di Giano, sì sì. Che cosa? È come l'altra volta con la rete dell'infinito. L'unica differenza è che ora non possiamo usare i nostri LBX virtuali. Lasciate che sia io a spiegare. Il maestro Taku ha già creato una funzione apposita per il pilota LBX. Grande. La funzione per l'uso virtuale è già stata integrata nel vostro pilota LBX. Non vi resta che cambiare la funzione e passare la telecamera del pilota LBX sul vostro robot. Wow! Accetta il sistema di sicurezza degli apparecchi arancione, verde, rosso e blu nelle quattro sale di questo piano. Dovrete accedere a ciascuno di questi apparecchi per aprire la porta. Non è importante seguire un ordine preciso. Perfetto, grazie. Non è un ordine preciso, però... Cosa? Cioè, era una battaglia random proprio quando ho premuto A? Ma voi scherzate? La porta non si può ancora aprire. Ah, quindi devo prima per forza vedere... No, perché c'era il punto lì, dico... O me lo fanno fare così da lì, oppure devo per forza andare fisicamente negli altri punti. Sì. Oh, però... Multi-officina L, buono, buono, buono. Multi-officina fa recuperare a tutti quanti gli alleati un bel po' di punti salute. Iniziamo con questo. Questo è l'apparecchio arancione, vuoi davvero azionarlo? Sì! Te lo prendi? Te lo prendi, sì, cara. O caro, non lo so neanche io, ragazzi. Che sia maschio o femmina non importa, l'importante è distruggerli. Ragazzi, avete un po' di problemi per caso? No? Sicuri? Perché gli LBX Fata fanno pena, ragazzi. Sono facilissimi da sconfiggere. E questa ne è la prova. A parte che sì, ho potenziato l'arma, quindi sono molto più forte. La salamandra fa grandi danni. Il dispositivo di protezione arancione è stato sbloccato. Perfetto, quindi ora andiamo giù. Blu. Ah, verde, accidenti. Azioniamo anche quello verde e vediamo contro chi dobbiamo combattere. Se sono gli stessi LBX, allora sarà molto facile. Ah, ecco! Non so cos'è successo, ma non mi è piaciuto per niente. Oh, sono in controllo? Mi ha attaccato da solo. Non rispondeva ai tasti che premevo io. Stava facendo da solo. Devo avere paura? Skynet è reale? Ho paura, molto paura. Se non avete mai visto Terminator, ora sapete quale citazione ho fatto. Andatevi a vedere Terminator 1, 2, 3 e all'ultimo. Anche se dovrebbe uscirne un altro il prossimo anno al cinema. Ma non ho raccolto molte informazioni, quindi non ne sono sicuro. Questa è rossa. Ah, lo sta lì, sta lì. Guarda un po'. Non a me, Kazuya del cavolo! Eccolo! Ma non colpisce. Ma lo trova. Sì, ma quanta vita ha? Ok, è andato. Ovviamente anche a Kazuya ho dato un'arma più potente, quella da combattimento ravvicinato, perché o stava a mani nude oppure combatteva solo col fucile, e non va bene. Ho provato a combattere a mani nude con Ferrir ed è una pippa. Pippa Middleton. Grandi battute, scrivetevi.
Perfetto, l'apparecchio blu che è l'ultimo. Ragazzi, finitelo voi perché non ho tensione. Niente, lasciate perdere, ci penso io. Molto veloce questa, molto più veloce delle altre, forse era anche la più facile. Avanti. Bene, se con questa abbiamo davvero finito, allora e poi c'è l'ex, allora ragazzi andiamo a farlo subito. Sì, eccolo qua allora. Tutto pronto. In the air. Ci siamo. La cabina di pilotaggio è più avanti. E ci sarà anche l'ex ad aspettarci con il suo LBX super potente. E possiamo salvare e fare rifornimento. Aspettate un attimo. Siamo molto vicini al nostro obiettivo, la cabina di pilotaggio. Prima credo che dovremmo prepararci. Stiamo parlando di Lex dopo tutto. Mi è bastato salvare. Il DS sembra ancora carico. Quindi possiamo andare tranquilli. A meno che non si scarichi proprio durante la battaglia. Mi seccherebbe molto dovermi alzare e andare a prenderlo in camera. Quindi Lex è da questa parte. Andiamo, forza! Aspetta, Van! È una trappola! It's a trap! Potete ancora farcela! Se non vi foste fermati! Nanidesca! A tutti i membri sostenitori della nuova alba e dell'OAS aborto. Troppo rauca. Ah? Huh? La destinazione della Saturn da questo momento è Summit Mondiale, non la centrale elettrica Lottawatt. Presto inizieremo ad attaccare. Se tenete alla vostra vita, vi consiglio di abbandonare subito la navicella. Van, stai bene? Sì, e starei ancora meglio se voi aveste accelerato leggermente il passo e non vi foste fermati. E ora saremo tutti quanti dalla stessa parte, non separati da un muro impenetrabile. Sei ferito, Van? Ti ho appena risposto. Papà, non ti preoccupare, sto bene. È in quell'età il ragazzo, risponde male, è a quell'età, dai. Che cosa succede, Ivan? Penseremo a una soluzione, tu cerca di non correre rischi. Ma non possiamo aspettare, devo fermare Lex. Aspetta, Van! Non c'è più tempo, devo andare. Van! Papà. Van, io credo in te. So che puoi fermare Lex. Quale genitore non ha fiducia nei propri figli? Beh, non parliamo che è meglio. Ora vai e ferma questo diabolico piano. Ti prometto che lo farò. Ottimo, ci siamo. Ti fermerò, Lex. Andiamo, forza! Xe! Questa è la cabina di pilotaggio della Saturn. Wow! E quello cos'è? Ti presento il compressore di gravità. Una macchina di ammoniaca nata dal motore perpetuo. Chi voleva essere? Lex! Il momento è arrivato, finalmente. Seriously? Why, Lex? We trusted you! And that's your problem. Because you shouldn't trust anything! But you're wrong! There's so much to believe in! You really don't get it, do you, Van? Look, this world is completely rotten. And something needs to be done to fix it, forever! No! There are so many innocent people whose lives will be destroyed! Nothing will ever be perfect, but you just need to focus on the good! Don't make me laugh. This disgusting world sat back and watched as my little sister and the rest of my family died. Which is why I'm gonna take control. I promise. I'll right the wrongs that were done to me with my own two hands! Okay, Van. You ready for our final battle? Guarda, Lex, che non sei l'unico a cui sono morti dei parenti. Quindi, stai calmino.
avanti farò conoscere il sapore della vera disperazione. Lex. Ifrit. Ifrit? Dove l'ho già sentito questo nome? Oi, oi, oi. Lex, please don't do this. Ma stavo attaccando io, scusami. Vabbè, sì. Ok, ok, all'attacco pesante, all'attacco pesante. Sì, però già sul riscaldato no, eh. Cioè, non è che ho fatto qualcosa. Ah, forse lui è perché... Ah, è bollente lui proprio. Ma dai, ma sta... Ma proprio mentre... Ma dai! Ok, cioè mi tocca rifarla. Mi tocca rifarla. Mi tocca rifarla perché devo portare qualche anti surriscaldamento. Vedi, quando mi attacca... Lui è di fuoco, praticamente. Ma non si surriscalda se lo attacco io? Oh, e bambo a quel paese! Alzati un po', alzati. Oh, non riuscivo a farglielo. Vabbè, allora sono una pippa. Più o meno. No, 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 attacco speciale, attacco speciale, oh. Perfetto, perfetto, preso. No, non l'ho preso. No. Che succede? Mo diventa più forte. Ovviamente, come in tutti i videogiochi, il boss finale quando muore è più forte. You got some skills. You're definitely your father's son. This battle is a fitting end to the world as we know it. Lex, it's over. I beat you fair and square. There's no point in fighting anymore. What's going on? Oh, I'll show you what's going on, Ban. Okay, Ifrit. Let's roast him. Inferno mode! Well then, shall we move on to round two? No. Lex, is he transforming? No. He is a monster. A being just like myself, filled with raging hatred, crushing despair, and burning anger. You might even say he is me. Combattiamo qui sopra? Wow. Non sarebbe male. The world will never be the same. I won't let you get in my way. Lex. Come at me, Van. If you want to stop me, you'll have to go through Ifrit first. Wow. Basta, Vandy, per renderti. Non è modo di fermarmi. Lo farò. Sono io, Lex, che non posso essere fermato né da te né da nient'altro al mondo. Ifrit è davvero forte. Ce la posso fare? Se riuscissi a mettere a segno l'attacco speciale finale... Sì. Mm.
Non va al tappeto, ragazzi. Non va al tappeto, è grave. Non schiva neanche. C'è il vento. Ok, ok, ok. Ok, va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene. No way back now. I did it. Sì, sì. I stopped him. È stata molto più facile questa che quella di prima, perché non ha mai attaccato. Non mi ha mai toccato, sarebbe più giusto dire. No way! That's impossible! E invece sì. Ifrit, get up! I made you to be better than that! You're not allowed to give up until I say so! Ignite once more! Ma brucia tutto, non è proprio esatto. Accenditi ancora, veramente. This thing's insane! How can it still be able to fight? E infatti. Ancora? No, mo basta, dai. Due volte è più che sufficiente, no? Energia del motore perpetuo? I know what this is. Ben, this is Ifrit's own doing. Però dai. That's right. Ifrit is no longer under my control. Seriously? So then are you telling me he's gone haywire? Not quite. You see, we're connected. My rage resurrected his CPU to carry out my will. It felt my hatred. My entire being is now inside Ifrit. This is fitting. It would seem that it took a part of me to finally make him a true monster. If Ifrit keeps this up, it's only a matter of time before he sets off a chain reaction that ignites the grav pump. And there's nothing you can do to stop it. Allora, niente. You are wrong, and I'm gonna prove it. Ma il problema è che se Ifrit ha il motore perpetuo dalla sua. So if your being is inside him, I know I can stop him too. First, I'm going to defeat Ifrit. And then I'm gonna get us out of this place. We're getting out together, Lex. It's pointless, man. Stronger than you could ever imagine. Okay, Lex. If I win, you're coming with me. Wow. Ok. Vediamo un po' se evita ora. Ora evita. Però l'ho preso comunque perché è tonto. Cosa? Ma che cosa? Cosa è successo? Ma... che diavolo? Eccolo, forse lo prendo, No. Forse no. Ok. Oh, quanto però. Sì, vabbè, però ragazzi. Esplosione solare, oh, aiuto. Give it up. I am routine.
Sì, vabbè, però dammi il tempo. Lo prendo? Boh. Manco per il cavolo. No, ragazzi, è forte, eh. Questa incarnazione è forte, devo ammetterlo. Ah, vabbè, così non lo prenderò mai. Cosa? Che è? Ah, ok, è andato là. Ma come ha fatto a prendermi che stavo scappando? Ma stavo scappando? Non può prendermi come piace a lui se scappo. Mannaggia a te. Eh sì, vabbè. E c'ha ragione tu allora. Allora sei maledetto allora. Mannaggia a te. Prenditelo. Prendilo! Che tu sia maledetto! No! Ah, sta di là, meno male, pensavo che avesse fatto l'attacco. Eccolo infatti, va! Mannaggia, ragazzi. Dai, no, ma no. No! No! Ti prego, prendilo! Sì! Sì, l'ho preso! No! No, 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 basta, tre volte, questa è la più difficile stata. Difficilina al punto giusto. Ho perso, Van mi è battuto, sono finito. Anche la mia gola si è finita a forza di fare la tua voce. Livello 49, due livelli siamo saliti. Buono, molto buono. Oi oi oi. Lex, è finita. Arrenditi ora. O preparati a combattere. No, basta. Ti avevo detto che avrei vinto, Lex. Sei stato di parola. La cabina di pilotaggio è da quella parte. Vai. Attiva l'autodistruzione della Saturn e tutto sarà finito. Tyler, hai sempre avuto ragione. Hai fatto bene a scegliere Van come tuo alleato. Hai commesso un unico errore quando hai fatto lo stesso con me. Oh.
papà, riesci a sentirmi? Sono arrivato alla cabina di pilotaggio. Sapevo che ce l'avresti fatta, Van. Però non abbiamo ancora finito. Ok, cosa devo fare? Per prima cosa dobbiamo fermare la Saturn. Metti il tuo LVX sulla console. Il programma è già pronto. Da qui posso cambiare la rotta della Saturn e attivare il processo di autodistruzione. Il codice di attivazione è... Speranza. Speranza. Devo solo premere questo pulsante, giusto? Tra poco sarà tutto finito. Tutto quello per cui abbiamo lottato. Fallo, Van. Andiamocene di qui. Sì. Ok. I lost. Lex! Saturn's gonna explode! Let's go! You sure you wanna help me? We've gotta go! Now! Leave me. I'm fine. But why? If you stay here, you'll... I said go! But... if this world really is as bad as you say it is, well then, you gotta make everyone understand! That easy? No one said that it was gonna be easy. But I know we can make it happen if we never give up. You've always been able to find the bright side, man. Do you really think we can change the world? Of course I do! Hmm? I promise, okay? So come on, just trust me, Lex. Classico. Vabbè, ha combattuto l'LBX, mica lui. Perché questa scena dove lui si aggrappa a Van? A tutte le unità dei sostenitori della nuova Alba ancora a bordo. Come vi è già stato annunciato, la Saturn sta per attaccare il Summit Mondiale. Per evitare questo disastro, l'OAS ha attivato il processo di autodistruzione. Manca poco all'esplosione. Abbiamo già predisposto l'Eclipse per accogliere tutto il personale ancora a bordo. Capisco che siete riluttanti, ma vi suggerisco di non gettare via le vostre vite così. Questa è un'emergenza, una questione di vita o di morte, per l'OAS come sostenitori della nuova Alba. Non sacrificatevi invano. Non lo fate. Lex, qual era il messaggio che volevi lanciare al mondo? Quelle persone non sono delle divinità né dei demoni. Volevo che il mondo riflettesse sul senso dell'uomo. E cosa significa essere un individuo e qual è il senso profondo della vita? Era questo il tuo messaggio? Sì. È forse troppo complesso? Coloro che sono troppo intelligenti finiscono per controllare il mondo. Cercano di asservirlo come divinità. Coloro che hanno un grande potere fanno dei deboli le loro vittime, senza alcun rimorso, come dei mostri. In altre parole, nella nostra corsa cieca verso il progresso abbiamo dimenticato il senso di essere uomini. Volevo che il mondo se ne ricordasse. Volevo che le persone pensassero a come dovremmo vivere. Lex. Glad I met you. You mean you're not coming? No, Lex, don't! It's game over for me. But you can't. If anyone can make the world better, it's you. I believe in you. So much depends on this, Van. Thank you.
Despite all the evil things he did, I still can't forget what Lex said to me on that rocket. As I look ahead, I know that our job isn't over. The NDR are finally defeated. But it's not the end of the story. This is our chance for a fresh start. A new dawn is rising on a brighter future. Our biggest mission starts now, and I'll do whatever it takes to keep the world safe. Tipo. Oh, see you later, Van. See ya. La sigla dopo questo video, eh? Dopo l'ultima cinematic. Van, why are you so late? Sorry, guys. I had some stuff to do. We're gonna make you pay for that. Yeah, you're going down. Think so? Try me. Battle on! Sì, ma non può usare Odin, li apre, poverini. E si conclude LBX. Dopo quanti mesi? 8? Siamo a giugno. Dopo 9 mesi. Mi sono fermato dopo novembre. A ottobre l'ho incominciato a portare, a novembre mi sono fermato, non so neanche io perché. Avevo fatto anche con Inazuma Eleven quando stavo facendo la serie, e poi l'ho ripresa e finalmente ho finito anche LBX. Gioco molto gradevole, non è un IP importante per quanto riguarda level 5 tipo Layton, però secondo me avrebbe un maggiore impatto se fossero arrivati anche gli altri due capitoli. Però è finita, ragazzi.